Io adesso, prima di dare la parola al Presidente, con cui ci ritroviamo dopo poco più di un mese a riflettere e ragionare su questi argomenti, l'8 marzo abbiamo organizzato un incontro qui sulla valorizzazione del territorio in termini ambientali, culturali, storici, gastronomici. Oggi entriamo nello specifico perché abbiamo organizzato questa manifestazione che dura una settimana, da parte della Maiella, su questo percorso che abbiamo intrapreso per richiedere all'UNESCO il riconoscimento degli Emici Celestini quale patrimonio d'umanità, 5 livelli in particolare. Abbiamo avuto il sostegno di Montforte, Spina, della Facoltà di Architettura. È un percorso che abbiamo avviato. Vogliamo adesso anche una vicinanza su questa iniziativa della Regione. Ne abbiamo più volte parlato, quindi ci siamo. All'interno di questa settimana di riflessioni, domani, martedì e mercoledì, saranno 3 giornate dedicate alle scuole, verranno molti istituti a conoscere, a toccare con mano questa realtà, la realtà degli Emici Celestini. Giovedì sera alle 18 facciamo la conclusione, l'ho detto già all'apertura, ci siamo dovuti inventare la conclusione perché purtroppo il sindaco di Pescara Marco Alessandrini queste settimane è fuori e torna martedì e mercoledì, per cui per farvi visitare la mostra organizzata anche dal Comune di Pescara, assente anche l'assessore Marchegiani, quindi siamo capitati una settimana abbastanza impegni, e quindi giovedì poi faremo alle 18 faremo la conclusione di questa prima settimana. Ve lo annuncio da adesso: il comitato ad ottobre vorrebbe organizzare qui all'Aurum, il comitato diciamo di cui abbiamo parlato all'inizio, ma soprattutto il Parco della Maiella, vorrebbe organizzare qui all'Aurum ad ottobre quella mostra importante che è stata allestita nei Musei Vaticani, la mostra sugli Emici Celestini, importantissima, l'orgoglio del Parco della Maiella, e quindi è una delle prossime iniziative che metteremo in cantiere. Ecco, io mi fermo qui, adesso Luciano D'Alfonso ci parlerà di questa attenzione, partendo da questa qualifica di meraviglie italiane attribuita in occasione del 150° anniversario d'Italia a 150 luoghi d'Italia. Nella provincia di Pescara ce ne abbiamo 3. Rocca Caramanico come miglior borgo medievale recuperato e valorizzato. Ah, voglio ringraziare tutti gli amici di Rocca Caramanico presenti oggi qua, perché insomma il sindaco di Ettore Manopello ha parlato delle tesi, io parlo dei non residenti di Rocca Caramanico, perché Rocca Caramanico, sapete, è un borgo senza abitanti, ci sono una serie di amici che ci hanno la casa, insomma ormai da tanti anni viviamo queste esperienze, ci siamo impegnati per sostenere l'amministrazione comunale nel recuperare, no, questo borgo. Letto Manopello, come abbiamo sentito, per il recupero della tradizione della lavorazione della pietra della Maiella, e l'Aurum per questa splendida struttura recuperata. Bene, io vi ringrazio, do la parola al Presidente Luciano D'Alfonso. Prego. Tanto vi chiedo scusa se sono arrivato solo a quest'ora. Non ho avuto una difficoltà fisica per arrivare, ma sono stato alla RAI perché c'è una grande curiosità per capire cosa accade o cosa è accaduto. E spero di non avere la sindrome di Gigi Sabbani, che la mattina non sa lui quale voce rifare, io quale argomento trattare, perché adesso ho finito di cimentarmi in questioni spinose di sanità e adesso invece vengo qui a questioni piacevoli riguardanti la cultura e la bellezza. Quindi spero che Sabbani non me ne voglia, non vorrei avere la sindrome di Sabbani. Sabbani è stato richiamato dal Signore, mi segnala Rita Centro, ma questo non lo cancella nella memoria collettiva. Mi piace molto essere qui davanti a questa bella platea motivata, perché quando si dona il tempo liberato della domenica significa che c'è platea motivata. Questa è una sala che aiuta, invoca il meglio di ciascuno di noi, questa sala all'interno di questo bellissimo giacimento che è l'Aurum. Questo giacimento meriterebbe di essere citato come luogo bandiera dell'Abruzzo, per la capacità che ha di parlare e di dire. Chiunque ci passa ascolta, non solo vede, ascolta. Qual è il significato di questa iniziativa che è stata messa in campo da questa bella cordata di benefattori e di premurosi? Che noi ci dobbiamo accorgere che il luogo caratterizzato dalla bellezza si trova anche in Abruzzo e nello specifico anche nella provincia di Pescara. In questo caso sono
tre realtà elette. Rocca Caramanico, nella sua, diciamo, propaggine autonomizzatasi di Sant'Eufemio a Maiella, e naturalmente Letto Manuffello. Vedete, io vado sostenendo da qualche tempo, adesso ho anche il potere come persona giuridica di farlo, che noi dobbiamo dare luogo alla migliore espressione di sé dell'Abruzzo, facendo sì che il turismo non sia l'appalto di materiale tipografico. Nel 1991 la regione Abruzzo spese 9 miliardi di lire per fare una grande mostra sul lupo. Erano altri tempi, l'Italia aveva 7 seni, si era scavalcata la categoria del controllo, della verifica e della lettura, cioè non c'era aspettativa alcuna sulla rinvenibilità dei risultati. Qualsiasi cosa si faceva andava bene. Oggi siamo nella condizione opposta, e la ragione per cui i cittadini a volte protestano, ieri semplicemente hanno dialogato ad alta voce, non è accaduto nulla, voglio rassicurare il mio amico Raffaele Delfino, perché so che questa mattina mi ha cercato, penso per avere anche rassicurazioni sulla mia consistenza fisica. Avrei avuto bisogno del tuo aiuto. La questione di valore qual è? Che ci sono luoghi caratterizzati e animati dalla bellezza dei quali non si ha contezza, o quando si ha contezza non si è capaci di farne l'uso migliore possibile. Questa è la coppia tematica della quale ci dobbiamo occupare. La bellezza dove c'è, che forma ha? La bellezza dove c'è, ha la forma dell'uguaglianza alla perfezione? No. Io ho un bambino al quale naturalmente sono legato, come possono essere legati i padri nei confronti dei figli, che magari immagina che la bellezza è l'uguaglianza alla perfezione. La bellezza che noi abbiamo è quel grande carico di significato e di espressione di senso che c'è nei nostri luoghi. Si tratta di accendere delle luci e di acquisirlo a patrimonio, di tesaurizzarlo. È un'attività di intelligenza, è un'attività di discovery, è un'attività di ingegneria della semplicità, ma comunque di applicazione. E questa attività è stata fatta per adesso grazie alla bonomia di persone di buona volontà. Non c'è stata una scommessa di carattere istituzionale. Quelle donazioni di primavera che fai il fai, donazioni di tempo, non donazioni finanziarie, sono state capaci di organizzare la presa in consegna, il richiamo di attenzione, e poi realtà tipo quelle che anima Licio, o gli amici di Licio, o soggetti istituzionali che sono più della vita comunitaria, tipo il parco, perché il parco nel suo essere istituzione è un'invenzione dello spirito come istituzione. Come giacimento della natura è una potenza sconfinata, ma come realtà istituzionale ha un suo carattere filiforme che è quasi introvabile. Che voglio dire su questo fronte? Che tutto quello che si è messo in campo è l'insieme di operazioni di buona volontà, o delle persone libere, o di soggetti della comunità, o di realtà associative. Adesso deve entrare in campo la potenza delle istituzioni, attraverso una competenza che venga ritrovata, un amore lavorativo che venga ritrovato. Vedete, io sto governando con molta gioia, anche con fatica, con qualche goccia di sudore che non mi lascia libero. Oggi ho fatto un'intervista alla RAI, la giornalista mi ha detto: presidente, però suda quando parla. Ho detto: perché le parole mi impegnano. Allora anche adesso sento il sudore sulle mie labbra a descrizione che sono impegnato. Quello che voglio rappresentare è che il mio governo della regione, con delle deleghe che ho trattenuto, nel senso che non ho dato a caso, tra queste il turismo, la cultura e la trasportistica, che sono state per la prima volta cucite in una per la prima volta in Abruzzo, quando è tradizione in Germania, è tradizione in Spagna, è tradizione nei migliori stati degli Stati Uniti. Io ho detto alla mia struttura amministrativa: fate in modo che questo lavoro di questo dipartimento, cultura, turismo e trasporti,
animi di sé anche il fatto che il lavoro venga riportato a casa, ma non come scartoffie, come impensierimento. Ci sono dei settori lavorativi che meritano che il lavoro venga riportato a casa come preoccupazione, come ambizione, come voglia di fare sempre meglio, come voglia di non tralasciare nulla. Una riunione come questa, assemblea, convocazione come questa, ha il diritto di convocare anche chi ha le deleghe in Abruzzo a livello istituzionale della filiera, comune, provincia, regione, perché qui si accendono luci, si organizza il superamento della burocraticità dell'occuparsi della cultura e si arriva alla dimensione progettuale. Che cos'è che noi oggi abbiamo incassato con il riconoscimento di Meraviglie? Che in queste due realtà in mezzo ci sono elementi di valore, o di esperienzialità lavorativa, o di tradizione lavorativa, o di dato dei luoghi, che noi adesso dobbiamo inserire in un circuito di ulteriore produzione, che chiama in causa anche l'economia. Anche l'economia deve cominciare a pensare che ci può essere una quota di sviluppo ulteriore, sostenibile, che si fa carico dell'utilizzo delle opportunità della cultura. Perché non è vero solo che la cultura non genera e non è generata dall'indebitamento. È anche vero, come dice un illustre pescarese che insegna, credo, economia dei beni culturali, credo, a Venezia, alla UAV di Venezia, Pierluigi Sacco, che con la cultura si genera il lavoro. Non solo non si genera indebitamento e nasce l'investimento, ma si genera, se c'è progettazione però, se non ci sono soltanto le feste di compleanno, perché è stata una gigantesca festa di compleanno quella del 91, cioè dove non c'è nulla che si pretende alla fine. Alla fine deve accadere un fatto che si rigeneri continuamente. È lì che c'è l'anima progettuale, che si evoca la necessità di farsi carico in anticipo di un impegno progettuale. Che cos'è il progetto? Qui ci sono anche insegnanti che vorrei salutare, ma non ho la confidenza per salutarli e citarli in prima persona. Che cos'è il progetto? E gli insegnanti che lo hanno acquisito negli ultimi 15 anni, la categoria del progetto, lo sanno, tant'è che ci animano i piani delle offerte formative. Il progetto è quello che mette dentro di sé anche la realtà che non c'è. Si cuce la realtà che c'è e quella che non c'è, e quella che non c'è però si fa in modo che accada. Questa forza circa i valori dei beni culturali, del paesaggio, delle tradizioni culturali e identitarie, ad oggi non è andata in onda. Perché si fanno le iniziative? Per convincerci che deve andare in onda da adesso in poi. Questo è il valore. Perché se ne parla? Se ne parla per tratteggiare la priorità e per fare in modo che vada in onda. Primo, con la caratteristica che non sia una festa di compleanno ogni volta. Secondo, che sia capace di mettere insieme competenza e merito, bravure, bravure. Il migliore Ciampi ci ha insegnato che nella cultura ci vuole anche la bravura. Non è vero che chiunque si mette in testa di dare luogo ad un fatto, quel fatto è meritevole di coinvolgimento di risorse finanziarie e non so di che altro. Ci comincia ad essere il diritto ad una distintiva, ad una distinta. E che ha voluto fare il sistema delle competenze e delle premure sulla cultura, sulla bellezza, facendo in modo che ci sia una gradazione di valori? Ha voluto mettere in campo la categoria del merito. Le meraviglie italiane, ciò che diventa patrimonio dell'universo, o i cosiddetti luoghi Eden. Hanno chiesto, il ministro Franceschini mi ha detto: presidente Luciano, definiamo i luoghi Eden, i luoghi paradiso. Io ho detto: non sono d'accordo a fare un pezzo di carta, non sono d'accordo a organizzare l'inganno, facciamo un lavoro che scavi a fondo. Allora, non perché devo rimediare alle urla di ieri, un luogo è indiscutibile, sapete qual è? La Badia di Celestino, ma non in quella condizione. E qual è la condizione?
dell'incompiutezza. L'incompiutezza nega l'Eden. E quando l'incompiutezza diventa compiutezza, sapete che ci vuole affinché ci sia l'Eden? Che ci sia l'uso, il pieno di vita che genera l'uso. E poi, da dove si arriva per andare dove, deve essere anche lì luce da Eden. E non ci può essere che prima di arrivare all'area dell'Eden ci sta la candina di Zappangelo, insomma. Dallo snodo principale all'Eden ci deve essere la luce che induce, che conduca, che non è l'idea di bellezza che ha mio figlio, che non è l'uguaglianza alla perfezione, ma almeno l'ordine, la coerenza tematica introduttiva, l'assenza di alluminio, si potrebbe dire, o di colori che nulla hanno a che fare, che la mano dell'uomo magari ha imposto. Il viola è un colore probabilmente sostenibile, ma vediamo se. Quante volte, per esempio, accade che il viola si presenti in attività di recupero di edilizia che invece vorrebbero un altro colore, un'altra tonalità, che anche di lì passa l'anima di un luogo. Allora, nulla può accadere più a caso. Qual è la soglia ulteriore di maturità che noi stiamo conseguendo? Che non può più accadere nulla a caso e che va ascoltato il luogo. Io ho avuto una grande fortuna, ho studiato scienze politiche a Teramo, in un periodo straordinario di quella università, dove c'era un rettore non casuale come quello di adesso, che non è casuale, Luciano D'Amicola, si chiamava Luciano Russi, che abbiamo avuto un grande professore di psicanalisi che si studiava scienze politiche in quel quadriennio, che si chiama Umberto Silva, è uno dei più importanti psicanalisti italiani che si occupano di comportamenti di massa. E lui ci spiegava a lezione che noi dobbiamo fare in modo da ritrovare quasi l'anima anche dei luoghi, perché anche i luoghi hanno l'anima, dove per anima non si intende quello che poi fa lo specifico delle persone, ma il significato ultimo. Quante volte noi con la nostra condotta uccidiamo i significati? Vedete, io il lavoro che voglio fare da Presidente della Giunta regionale, senza essere dittatore come qualcuno mi accusa, è di cucire tutto ciò che vale in Abruzzo e poi di esibirlo. Esibirlo. Non di fare la sala da pranzo dell'Ottocento abruzzese che nessuno usava. Una bellissima lettera del generale Ferrari, che si chiamasse, a Cavour. Cavour investì Ferrari, mi pare che si chiamasse. I miei difficoltosi studi arrampicati sulla sanità mi fanno dimenticare gli studi più appassionati di storia. Cavour volle capire che cos'era l'Abruzzo e incaricò un generale. Questo generale gli raccontò per iscritto che l'Abruzzo era una terra al plurale, dove si parlava in dialetto, dove si alzava molte volte la voce, anche a distanza ravvicinata, ecco perché non mi sono offeso ieri. Non si cambiava la biancheria intima, pur avendola, si mangiava con le mani, in prevalenza in provincia di Chieti, si salvava soltanto la provincia di Teramo e soprattutto non si aveva alcuna idea del diritto di utilizzare gli ambienti migliori della nazione. C'erano ambienti che venivano trattenuti ma non usati. La biancheria intima c'era, ma era il tesoro da conservare per le tragedie. Le mutande servivano per la tragedia, non per indossare. E la tragedia era la malattia, cioè il luogo nel quale io forse non dispongo più di me stesso. Noi non dobbiamo organizzare le sale da pranzo che non si utilizzano, il bello che non è goduto. Mi ricordo il maestro Cascella, davanti ad un giovane volenteroso sindaco della città di Pescara che voleva tenere pulita la città, e non soltanto sporcata, perché c'è lo sporco e c'è lo sporcato,
lo sporco è ciò che non è stato mai pulito, lo sporcato è quello che è stato pulito e poi disporcato. Lui mi disse: Luciano, tu però non puoi pensare che una città che diventa bella poi non venga usata. Poi ci siamo messi d'accordo che l'importante è che non venisse straziata dell'uso, che non venisse quasi divorata dell'uso. Per esempio, a volte dalle parti di Corso Mantone c'è un uso talmente violento del luogo che il luogo quasi viene consumato il giorno dopo che ci si è stati, diventa quasi un di meno rispetto al giorno prima. Bene, noi dobbiamo fare in modo che questi luoghi di bellezza che vengono insediati, ritrovati, messi in bella forma, vengano utilizzati, vissuti e tenuti continuamente in bella forma. Io perché sono d'accordo che l'Abruzzo si candidi ad ogni concorso? L'Aquila, capitale della cultura, non è facile che ce la faccia, come è già accaduto. Ricandidiamoci, perché impariamo l'Aquila, Sulmona, Penne, Atri, Pesco Costanzo, Santo Stefano di Sessanio, Lanciano, aiutatemi a dire. Noi dobbiamo reimparare ogni volta, ricominciare ogni volta a competere, perché impariamo a dare luogo alla migliore espressione di noi stessi. Impariamo ad allineare i punti di forza, la competizione concorsuale serve a questo, perché se no c'è l'accasciarsi demuscolante quasi. C'è un accasciamento di ciò che vale e di ciò che ci è venuto perdono da Dio o dalla bravura realizzativa delle altre generazioni. Ecco perché dobbiamo imparare a competere, a mettere in bella forma, a farci giudicare. Ogni volta che noi veniamo giudicati c'è anche una linea di correzione, di correttività che ci può aiutare per il futuro. Che cosa vi aggiungo concludendo? Dove va la Regione Abruzzo su questo fronte? Noi dobbiamo cucire tutto ciò che ha valore, significato e bellezza dell'Abruzzo in una grande rete da esporre, da esibire. Io sono stato a Chicago, si sono inventati il Museo del Cioccolato e non hanno nessun rapporto col cioccolato. Professoressa, lei lo sa questo. Non hanno nessun rapporto col cioccolato e hanno fatto il Museo del Cioccolato con centinaia di migliaia di presenze. Perché ciò che viene bene pensato e bene eseguito addirittura la forza di vincere rispetto a ciò che c'era prima. Voi sapete dove si trovano annidate le tradizioni del cioccolato, così come la tradizione di produzione dell'olio dell'Olanda è pari a zero. Organizzare percorsi turistici sull'olio in Olanda è un'offesa nei confronti di chi lo potrebbe fare e non lo fa. Su questo allora troviamo contenuti, luoghi, spazi, elementi di bellezza capaci di dare corpo ad un turismo esperienziale. Che cos'è il turismo esperienziale? È il turismo che ti fa entrare dentro, che non ti fa rimanere fuori, che ti fa vedere per esempio come la vita reale accade o come è accaduta, in maniera tale che tu ci entri dentro, perché se tu ci entri dentro ad una realtà ti rimane impressa e ti dà la motivazione per parlarne bene ulteriormente della migliore promozione. Per fare questo è una fatica di Sisifo che richiede anni, richiede una linea di rigore da Angela Merkel, richiede la tenacia, la non intermittenza, la compattezza della dedizione. E noi lo dobbiamo fare perché sappiamo che di qui passa una quota importante di opportunità di nuovo lavoro. Allora, raccogliere tutto ciò che è bello, e ciò che è bello non è ciò che è luccicante, è ciò che esprime significato, che esprime radicamento. Per esempio, ma voi lo sapete, e lo sapete di sicuro, io l'ho appreso tardi, che l'Abruzzo aveva un certo numero di neviere. Le neviere, sapete che cosa sono le neviere? È il luogo dove la neve veniva conservata, compattata e conservata, e poi veniva dislocata e venduta. Così come c'è una rete in Abruzzo
di produzione di carbone derivante da legname. È straordinario quello che ancora resiste in alcuni comuni dell'alto lontano aquilano. A Opi ci sono ancora persone che lavorano nella raccolta di legname per produrre carbone da legname. L'attività che si dispiega nel fare questo è un contenuto importante di offerta turistica, perché ha il dato della realtà, e chi oggi gira vuole incontrare la realtà come esperienza quasi estrema. Siamo arrivati ad un punto che la virtualità ha scansato la realtà, e la realtà, dove essa c'è, consente l'esperienza estrema. E l'esperienza estrema è o la devianza comportamentale di alcuni o il ritrovamento della realtà. Molti vanno cercando in Puglia il dove possono vedere, assistere, entrare dentro a attività manutentive riguardanti per esempio quel tipo di lavorazione della pietra o quel tipo di lavorazione dell'agricoltura. Questo si chiama il turismo esperienziale, che ti rende protagonista e ti rende la possibilità di riempire il tuo zaino di vita. È una maniera di informarsi, formarsi, crescere, arricchirsi. Noi questo lo possiamo fare per esempio sul tracciato degli eremi, e lo possiamo fare con una originalità differenziata rispetto all'Umbria, perché qui c'è una originalità monacale. C'è un sindaco bravissimo a Pescina che attorno alla figura di Silone ha organizzato la tradizione complessa di approfondimento della figura di Silone fino ad arrivare alla semplicità, e accanto a questa ha organizzato con professionalità, non le feste di compleanno, il ritrovamento con esibizione e possibilità di sommo gaudio del cibo che si usava ai tempi di Silone. È la coerenza, è la verità di un'esperienza, è il cucire questi dati che ti rendono poi protagonista, perché la vita che cos'è? È la ricerca del senso. Qualche volta si è pensato che fosse anche al plurale, anche nei luoghi pubblici, ma io do dignità anche a questo. Però è la ricerca di un significato. E il significato che cos'è? È quello che ti orienta nell'ulteriore seguito della vita, che aumenta la tua capacità di valutazione, che ti attrezza quella cosa che si chiama la cultura, che quando è solida addirittura può chiamare in causa anche la civiltà. Ecco perché ciò che facciamo non è casuale, ecco perché è meritevole di attenzione e di riconoscimento, ed ecco perché è giusto che il potere se ne occupi, non da solo il potere della regione. Vedete, io ci voglio lavorare, però ci riusciremo senza salvare l'anima se non siamo soli. Se non siamo soli. A San Candido, questo comune che piace tanto ai presidenti emeriti della Repubblica, il come i singoli cittadini fanno le marmellate è diventato un elemento culturale esibito. Esibito. Le marmellate, il tema della raccolta, di ciò che consente alla marmellata di essere fatta, e poi come questa viene presentata in pubblico, cioè ogni cosa viene fatta senza nascondimento e diventa un elemento della pienezza e della bellezza. Io vi chiedo su questo di stanare tutto ciò che vale in Abruzzo, dalle feste della religiosità vera e tradizionale. Non è possibile che vengano migliaia di ricercatori dalle università mondiali a studiare la festa dei serpari di Cucullo e noi non determiniamo, diciamo, una capacità di incasso di questo, ma non nell'isolamento tematico, c'è questo e c'è quell'altro ancora. La cucitura occorre in maniera tale che poi tu la offri e vinci la gara competitiva, facendo in modo che chi aiuta a fare questo sia capace di farlo meglio degli altri, meglio degli altri. Questa iniziativa che Licio sta facendo non da solo, ringrazio lui e tutti quanti gli altri, si inserisce in un tracciato che punta a pretendere che si faccia sempre meglio. Voi avete una regione che vuole essere all'altezza, ma da sola non può fare tutto, anche perché
e non ce l'ho con nessuno, guardate, perché se potessi darei un migliaio di calci a quelli che hanno amministrato la regione negli ultimi 20 anni, sono di tutti i colori. Bravo. 450 milioni di euro di disavanzo che io non posso riconoscere, perché se li riconosco li devo poi soddisfare. Per cui sto facendo un trucco contabile nel non riconoscerli, perché non posso approvare il conto consuntivo del 2013, poiché ci sono quattro, qui è presente un magistrato emerito della Corte dei Conti, se li riconosco li devo coprire. E quindi sto giocando sul rinvio a riconoscerli, è un fatto del 2013, ma che a sua volta era nutrito da altri fatti precedenti, che a loro volta, in quel tempo nel quale, quando si collocavano le risorse, non si poneva la domanda da dove vengono. Io mi ricordo ogni volta che c'era una mareggiata, si faceva un mutuo alla regione, pensando che i mutui fossero a sovranità illimitata. Poi è arrivata la sovranità illimitata. Noi avremmo diritto a collocare milioni di euro per quanto riguarda la cultura e il turismo. Se io metto un euro in più di quello che il revisore dei conti regionalista mi autorizza, e non vi dico la cifra perché corro il rischio di pregiudicarmi il sorriso finale, la Corte dei Conti mi dice: ma come? Trovi le risorse per fare questo e non mi approvi il consuntivo del 2013. Quindi esiste anche questo tema che non mi rende inabile al lavoro, perché una soluzione la troviamo con i fondi europei, i quali si dividono come fondi destinati in quota certa alle regioni e fondi destinati in quota progettuale alle regioni. Dall'Europa ci arrivano flussi finanziari in ragione della nostra densità demografica, grosso modo, e fondi destinati alla regione in ragione della capacità progettuale. Noi per esempio adesso avremo 133 milioni di euro per tutte le politiche di sviluppo, non sono solo questi, per l'agricoltura 460 e poi per il fondo di sviluppo e coesione altri 400 milioni di euro, però riguardano le strade, le frane, le politiche di sostegno alle imprese, i contratti di sviluppo, la formazione. Dentro questi assi, queste linee, io trovo alcune risorse destinate al turismo, alla cultura, all'innovazione nei trasporti. Però la situazione ha una complessità rilevante della quale noi ci dobbiamo fare carico, come normalmente fa un padre di famiglia, un imprenditore, quando compie investimenti che poi paga nella pluriennalità, sapendo che lì c'è il tema di un equilibrio da rispettare. Io vi ringrazio molto, vi rendo certo che l'Abruzzo sarà più bello e anche più usato e più conosciuto. Bene. Ringraziamo il Presidente Alfonso per questo intervento, io ringrazio voi tutti per questa stupenda mattinata, ringrazio Milo Vallone all'inizio per aver fatto quella bellissima, per quel bellissimo recita, i sindaci e il Presidente del Parco Romella Franco Iersi. Buona giornata a tutti.